Riprenderà alla fine di agosto la vertenza tra il Comune di Oliveri e la Regione sulla richiesta di smanializzazione dei terreni vicino al lungomare Cristoforo Colombo. Si tratta di oltre 2 ettari di terreno che comprendono anche l'area del campo sportivo. Questa vicenda iniziò nel 2005 ed è stata contrassegnata anche da un ricorso al TAR di Palermo presentato dal sindaco Michele Pino, dove si chiedeva in prima battuta di smanializzare il terreno dove si sta realizzando il progetto di verde attrezzato. Su questo appezzamento, che è di fronte al mare, la situazione si è sbloccata ed il Comune chiede in conclusione la concessione. Nella parte a monte di questo terreno, poi, come da indicazioni del PRG, si dovrebbe realizzare il palazzetto dello sport, salvo che non si decida di ampliare la palestra scolastica situata poco distante. Per il resto non ci sono certezze. Alcuni terreni in questo momento sono abbandonati ed incolti, a rischio incendi. Per buona parte di essi la Regione ha chiesto ai precedenti concessionari, che li utilizzavano per uso agricolo, la restituzione e poi il pagamento di canoni ingenti, obbligandoli a dare mandato ad un legale e a presentare opposizione. Il sindaco si è schierato dalla parte dei privati, convinto che quelle somme siano esagerate per terreni coltivati ad uso agricolo.